Amici e amiche di TV City, bentornati ad una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Questa puntata parleremo delle coppe europee, a cominciare dalla Champions League. Champions League che ha visto un derby italiano fra Milan e il Napoli. Milan che ha vinto la gara di andata per 1-0 giocata a San Siro con il gol di Bennacer, mentre il ritorno giocato allo stadio Diego Armando Maradona ha visto il pareggio con il gol di Giroud e poi di Osimhen, dopo che sia Giroud e poi Kvaratskhelia avevano anche sbagliato dei calci di rigore. Quindi 1-0 l'andata, 1-1 al ritorno, Milan che passa in semifinale dove troverà l'Inter. Inter che ha battuto il Benfica per 2-0 nella gara di andata giocata a Lisbona con il gol di Barella e di Lukaku, poi il pareggio giocato a San Siro con i gol di Barella, Martinez e Correa che avevano portato i nerazzurri sul 3-1, poi il pareggio per 3-3 dei portoghesi, ma Inter in semifinale quindi contro il Milan. Le altre due squadre che hanno raggiunto la semifinale sono il Manchester City che ha battuto il Bayern Monaco 3-0 nella gara di andata con il gol di Rodri, Bernardo Silva e Haaland, mentre il ritorno giocato in Germania è finito per 1-1 ancora con lo stesso Haaland e poi il pareggio di Kimmich. Quindi Manchester City che va in semifinale dove troverà il Real Madrid che ha liquidato agevolmente il Chelsea con un doppio 2-0, l'andata giocata in Spagna, i gol di Benzema e di Asensio, la doppietta di Rodrigo invece nel ritorno giocato a Londra. Quindi semifinali Milan-Inter e Real Madrid-Manchester City, la finale invece sarà giocata a Istanbul. Andiamo all'Europa League, Europa League che ha visto protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri che ha superato il Sporting di Lisbona 1-0 nella gara di andata giocata a Torino con il gol di Gatti, mentre il pareggio per 1-1 nella gara di ritorno di Lisbona, il gol di Rabiot poi pareggiato dai Lusitani, ma Juventus in semifinale, così come la Roma che aveva un compito molto più difficile, doveva ribaltare la sconfitta della gara di andata giocata in Olanda contro il Feyenoord per 1-0 dove Pellegrini aveva anche sbagliato un calcio di rigore, Roma che ha ribaltato addirittura per 4-1 dopo i supplementari con i gol di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini. Quindi Roma in semifinale che troverà, dove troverà il Bayer Leverkusen che ha liquidato i belgi dell'Union Saint-Gilloise 1-1 la gara giocata in Germania, mentre il ritorno giocato in Belgio è finito 4-1 per i tedeschi, mentre la Juventus dovrà vedersela con il Siviglia che a sorpresa ha eliminato il Manchester United, il pareggio per 2-2 dopo la partita giocata a Old Trafford in Inghilterra, mentre gli spagnoli hanno vinto per 3-0 la gara di ritorno giocata in casa. Quindi le semifinali saranno Juventus, Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen, con la finale che invece sarà giocata a Budapest in Ungheria. Passiamo alla Conference League dove protagonista è la Fiorentina che ha liquidato per 4-1 l'Lech Poznan nella gara giocata la gara di andata giocata in Polonia con i gol di Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Koné. Viola poi sconfitti per 3-2 dopo che i polacchi erano andati addirittura sul 3-0 rimettendo in discussione la qualificazione, poi Sottil e Castrovilli hanno saputo regalare di nuovo la semifinale alla Fiorentina dove troverà il Basilea che ha eliminato il Nizza 2-2 nella partita giocata in Svizzera, mentre 2-2 di nuovo nella partita di ritorno giocata in Francia, poi supplementari hanno premiato il Basilea. L'altra semifinale vedrà di fronte il West Ham che ha sconfitto i belgi del Ghent 1-1 la gara giocata in Belgio, mentre il ritorno a Londra è finito 4-1 per gli inglesi. L'altra semifinalista è l'AZ Alkmaar che ha superato ai calci di rigore l'Anderlecht 2-0 in Belgio per i belgi, 2-0 in Olanda per gli olandesi. I calci di rigore hanno visto vincere l'AZ Alkmaar, quindi Fiorentina, Basilea e West Ham AZ Alkmaar le semifinali di Conference League, e la finale invece sarà giocata a Praga. Ma diamo anche uno sguardo al calcio femminile con la Women's Champions League che da quest'anno ha visto stravolta la propria formula con una fase a gironi con 16 squadre, poi quarti di finale, semifinali e finali. Quest'anno avevano partecipato anche due squadre italiane, la Juventus campione d'Italia e la Roma. Roma che ha raggiunto addirittura i quarti di finale dove ha trovato il Barcellona 1-0 per le spagnole nella gara di andata giocata all'Olimpico di Roma, sconfitta onorevole per le giallorosse che poi hanno subito la maggiore qualità tecnica delle giocatrici spagnole che hanno vinto per 5-1 la gara di ritorno giocata in Spagna. Quindi Roma eliminata. Le semifinali della Women's Champions League saranno quindi tra Wolfsburg Arsenal e Chelsea Barcellona. Un'ultima occhiata invece al calcio giovanile con la Youth League, il torneo dedicato alle squadre primavera che ricalca verosimilmente la Champions League più le squadre campioni nazionali a livello primavera. Quest'anno quindi hanno partecipato per l'Italia il Milan, la Juventus, il Napoli e l'Inter che è anche in qualità di campione d'Italia in carica. Il Milan è arrivato alla Final Four della Youth League
Final Four che si giocherà in questi giorni a Nyon, in Svizzera, nella sede del centro sportivo della UEFA, e se la vedrà con i croati l'Hajduk Spato, mentre l'altra semifinale vedrà di fronte lo Sporting di Lisbona e la AZ Alkmaar. Questa era l'ultima notizia della puntata odierna di Kickoff. Vi ricordo che se volete darci dei consigli, suggerimenti, potete scrivere nei commenti qui sotto il video. E adesso vi saluto e vi do un nuovo appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!